Quando ci siamo ritrovati in galera, nel 79, ecco, la prima cosa che gli ho detto, mi ricordo perfettamente, era dopo il 7 aprile, ci siamo ritrovati a Rebibbia, un paio di mesi dopo, e io gli ho detto: Luciano, qua o ne usciamo politicamente o non usciamo più da questa storia, no? Questa è stata la mia prima sintesi, no? Appena ci siamo visti. E lui invece, dopo un po' ci è arrivato, ma insisteva invece lui proprio sul fatto, si era rimesso a leggere subito, cioè si era rimesso a leggere i mandati di cattura, quello che significavano gli articoli, si era venuto fuori il giurista di colpo, no? E io gli ho detto: sognatele queste robe qua, no? Qua siamo completamente nella ragione di Stato, non c'entra niente con il diritto, no? La questione. Ecco, dopo un po' si è immediatamente convinto anche lui che la situazione era quella, in particolare quando l'hanno mandato nelle grotte di Favignana, vi assicuro che c'era questo carcere speciale a Favignana in Sicilia, che erano delle grotte costruite nel tufo. Ecco, qui c'era la luce davanti, ma per il resto niente. Poi, ecco, è stato lì 6 mesi. Quando è uscito ho capito che si trattava di ben altro, insomma, che di articoli di legge.